Buongiorno, è mercoledì 26 ottobre, benvenuti al nostro appuntamento con l'edicola Rassegna Stampa. Prima di leggere i quotidiani, una notizia di cronaca. È deceduta la donna di 35 anni rimasta vittima di un incidente stradale accaduto l'altro ieri sera intorno alle 19 nei pressi della rotatoria in via Romana. La donna, seguita a poca distanza da marito e dal figlio di 5 anni, stava attraversando la strada quando è stata urtata da un camper che sopraggiungeva diretto verso Olmo. Alla guida un uomo di 60 anni residente ad Arezzo che si è subito fermato. Le condizioni della donna sono apparse subito molto gravi e immediato il trasporto al Policlinico Fiorentino di Careggi. A nulla però sono servite le cure dei sanitari. La giovane madre è deceduta nella serata di ieri. Aveva, come detto, 35 anni. Vediamo il Corriere della Sera, la pagina iniziale con riferimenti alla politica. È la prima presidente del Consiglio donna, a capo di un partito di destra che si è affermato come primo partito alle elezioni e che ora ha i numeri e vuole governare per i prossimi 5 anni. Per dare al Paese, con le ricette chiare e il cambio di registro, ha detto, un futuro di maggiore libertà, giustizia, benessere e sicurezza. Fisco e riforme, il sì a Meloni, il nuovo governo, fiducia alla Camera, tregua sulle tasse e presidenzialismo, mai simpatie per il fascismo, PD e Movimento 5 Stelle affermano estrema destra. E la prova dei fatti è il commento di Francesco Verderami. Da questo momento Giorgia Meloni sarà attesa alla verifica dei fatti, dovrà dimostrare di saper portare l'Italia fuori dalla tempesta. Vediamo altre notizie qui in prima pagina nel Corriere della Sera, ovviamente la maggior parte della prima pagina è dedicata alla politica. Norme violate, Viminale stretta sulle onghe in mare, direttiva sui salvataggi. E ancora il caffè di Massimo Gramellini, nel merito conferma e commenta anche alcune valutazioni che erano emerse anche nei giorni scorsi. Il commento di Massimo Gramellini riferito soprattutto al Ministro dell'Istruzione e del Merito e quindi alle problematiche che interessano in particolare il mondo della scuola. Vediamo il Corriere Fiorentino. Corriere Fiorentino apre con una polemica. Un anno sui bus di Autolinee Toscane senza la svolta. È il parere espresso dal sindaco di Firenze Dario Nardella. L'azienda replica che mancano mezzi e personale. 30.000 corse saltate solo in un mese, scrive il sommario qui dell'articolo. La regione chiede spiegazioni e ora valuta possibili penali. Questa è un po' la situazione e non è tranquilla in verità. Poi a centropagina questa fotografia, in verità molto suggestiva, perché Sala delle Meraviglie ha riaperto la Sala delle Carte Geografiche a Palazzo Vecchio, una sala unica che custodisce tavole dipinte di tutti i continenti e quindi un'ulteriore risorsa, diremmo, culturale, artistica a disposizione di turisti e visitatori. Poi sì all'autorizzazione, il rigassificatore c'è la firma e oltre 400 pagine di prescrizioni per SNAM. Il presidente Eugenio Giani ha firmato il via libera al rigassificatore di Piombino, SNAM può partire con i lavori, molte sono le prescrizioni e raccomandazioni connesse alla firma. Il primo servizio di questa edizione della nostra edicola Rassegna Stampa si riferisce a una iniziativa che è stata promossa dal Corecom. Spot contro la violenza verbale e l'intolleranza. Il Corecom ha selezionato e premiato le migliori produzioni audiovisive che hanno partecipato al bando regionale. In inglese si chiama hate speech, in italiano potrebbe essere tradotto come linguaggio violento, in particolare rivolto contro le minoranze. Proprio a questo fenomeno che l'uso dei social ha accresciuto, il Corecom Toscana ha dedicato la nona edizione del bando regionale per le comunicazioni. Contrasto dunque alla violenza verbale, all'intolleranza, piaga è sempre più diffusa al giorno d'oggi. Specifica finalità del bando è consentire in particolare alle nuove generazioni di esprimere attraverso il linguaggio audiovisivo un messaggio di sensibilizzazione e consapevolezza, cercando di favorire nei giovani l'adozione di comportamenti contrari a ogni forma di violenza e odio. I 3 migliori spot audiovisivi che si sono aggiudicati il montepremi di 10.000 euro, 5.000 allo spot vincitore, 3.000 al secondo classificato e 2.000 al terzo, sono stati presentati alla presenza degli autori nel Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso.
sono intervenuti il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e il Presidente del Coreco Menzo Brogi. Abbiamo voluto dedicare la scorsa festa della Toscana, che è la festa dei diritti, proprio a questa battaglia, una battaglia culturale contro il linguaggio d'odio che spesso troviamo in rete. È bello sapere che ognuno di noi può e deve fare la sua parte, perché quello che accada, accada sempre meno. I ragazzi, voglio mandare un messaggio: non siate mai indifferenti di fronte a tutto questo. I giovani toscani hanno presentato alcuni spot molto belli, è stato difficilissimo selezionare i migliori, lo abbiamo fatto con fatica, facendo emergere tre bellissime esperienze che potrete vedere sui canali della Regione Toscana, del Consiglio regionale e naturalmente del Corecom della Toscana. Il video vincitore Cancella l'odio di Mattia Pagni si distingue per il messaggio chiaro, diretto e positivo. Se noi avessimo la capacità, avessimo il coraggio di cancellare, di pulire queste macchie che vanno a formarsi sulla nostra maniera di vedere il mondo, riusciremo anche a vedere la bellezza che c'è dietro a tutto questo. Il secondo premio se l'è aggiudicato Pastello rotto di Roberto Russo. La voce delle bimbe e poi soprattutto il parallelismo tra una bambina che parla, quindi spesso le persone che perdono tempo a giudicare, mentre l'altra fa, ascolta e non si cura di queste cose perché sono futili, pensa solo a fare il disegno, ecco. Il terzo classificato si intitola Essere un Ater di Edoardo Giannini. Vediamo la cronaca nazionale della nazione e poi passeremo a vedere anche le notizie locali. Ovviamente il manifesto di Meloni, Cambio l'Italia, nell'intervento alla Camera un programma di lungo periodo, farò quello che va fatto a costo di non essere capita e rieletta. Condanna del fascismo, omaggio alle donne, apertura all'Europa, la riforma principe e il presidenzialismo. La fiducia 235 sì e 154 no, questo l'esito del voto alla Camera. Poi ci sono anche i commenti, ovviamente gli interventi degli stessi opinionisti. La cronaca di Arezzo della Nazione, muore investita davanti al figlio, abbiamo detto la giovane madre deceduta era arrivata all'ospedale al Policlinico di Careggi in gravissime condizioni e non ce l'ha fatta, nonostante le cure dei sanitari. Il panno è salvo, firmato l'accordo, Bellandi ha acquisito la proprietà della fabbrica, la gestione produttiva resta agli operai, oggi la Regione ha soci, quindi un ulteriore interessamento direi della Regione a quanto è avvenuto nella vicenda del panno casentino. Quindi, come possiamo osservare, chiarimenti e commenti sulla situazione che accompagna in questo momento la realtà aretina, che risente, come è inevitabile, di quella nazionale e internazionale. Polci alla guida di Nuove Acque, le mie priorità per l'azienda, neopresidente eletto all'unanimità. Nuovo vescovo Migliavacca, la prima tappa sarà in carcere. E poi ancora tutti in marcia per mia sorella Federica, morta sulla regionale 71, una iniziativa in ricordo di Federica. Argomenti trattati dalla cronaca di Arezzo della Nazione, si parla soprattutto del caro energia. Il caro energia frena anche il Natale. E poi, nella pagina qui di destra, parchi spenti di notte, tagli all'illuminazione e per le feste giochi di luce solo nei weekend. Proseguiamo la lettura. Travolta fuori dal negozio di giochi sotto il camper davanti al figlioletto, ennesima tragedia della strada accaduta, come detto, in via Romana. L'economia, storie di imprese che ripartono, panno firmata la salvezza, Bellandi, ne siamo fieri. Un clima quindi di ragionevole ottimismo ha accompagnato la sottoscrizione di questo accordo. Cambia il vertice di Nuove Acque con Carlo Polci, nuovo presidente, una squadra, sarò arbitro e tecnico, il neopresidente che è stato nominato all'unanimità. Il nuovo vescovo bussa alle porte del carcere, tra le prime visite nel giorno dell'ingresso quella a San Benedetto, confermata la marcia dei giovani sul corso fino alla cattedrale, la staffetta della chiesa il prossimo 27 novembre. Qualche notizia dalle vallate adesso, dal Valdarno, Sanni, paese tecnologico contro i rincari. Il paese è quello di Cavriglia che scommette sulla trasformazione del comune con le energie rinnovabili. Lavori nel cuore di Pergine per 100.000 euro, l'ingresso all'antico borgo sarà riportato in pietra con un selciato più consono all'estetica del paese, c'è questo gusto, questa ricerca anche dell'estetica. Morta in uno schianto, tutti in marcia per lei, questo a Castiglion Fiorentino, camminata organizzata dalla sorella per il 13 novembre, sorella della vittima. Colpi a raffica, torna l'incubo dei furti in casa in Valtiberina, paura tra la popolazione cresce anche in vista del cambio dell'ora e del risparmio energetico annunciato da molti comuni. E poi sempre la crisi energetica, il pranzo non è più servito, bollette, due locali vengono chiusi in Casentino.
con un annuncio su Facebook hanno fatto capire che non continueranno la loro attività e questo dispiace perché evidentemente sono comunque delle perdite anche per la comunità dove essi operano. Veniamo al prossimo servizio di questa edizione dell'Edicola Rassegna Stampa perché è tempo di olio. Tempo di olio, vicepresidente della Regione e assessore all'agroalimentare Stefania Saccardi ha visitato un frantoio aretino in occasione dell'inizio della frangitura in Toscana. Olio di qualità, ma sul prezzo incidono i rincari energetici. È iniziata la frangitura in Toscana con un'anteprima dell'olio nuovo che si è tenuta in un'azienda del territorio aretino in occasione della visita del Consorzio di tutela dell'olio extravergine toscano IGP e della vicepresidente della regione e assessore all'agroalimentare Stefania Saccardi. È una stagione molto più positiva sia per quantità che per qualità dell'olio toscano che uscirà dai nostri frantoi, dai frantori come questo, frantoi importanti che sono anche frantoi molto moderni e molto tecnologici. Il costo dell'energia e le difficoltà nel reperire alcune materie prime come vetro e cartone non facilitano il lavoro dei produttori e andranno ad incidere sui prezzi. Diciamo che oscillano fra 16 e 20 euro a chilo. Purtroppo i costi sono lievitati enormemente perché in primis l'energia elettrica è una voce che incide su tutta la filiera dall'inizio alla fine. Dal confronto diretto con i produttori ci sono delle richieste che le sono state presentate. Sono le richieste di calmierare i costi dei consumi. Soddisfatto il presidente del Consorzio di tutela dell'olio extravergine toscano IGP per la qualità del prodotto dell'annata olivicola. Un'annata che da un punto di vista quantitativo non è eccelsa, però diciamo è un'annata nella media, sicuramente più dell'anno scorso sulla base regionale e anche da un punto di vista qualitativo abbiamo un'annata con degli oli veramente buoni. Per il coordinatore regionale dell'Associazione Città dell'Olio occorre investire di più sull'oro verde. Anche attraverso dei protocolli di intesa con Regione e Governo credo che la strada intrapresa sia quella giusta per dare l'importanza che merita a questa eccellenza italiana. Vediamo il Corriere di Arezzo, andiamo a vedere le pagine di cronaca. LFI non dovrà pagare 3 milioni alla provincia, stop liquidazione quote. La Corte di Appello ha accolto il ricorso del gruppo che si occupa di trasporti. Il presidente Seri afferma collaborazione con l'ente, avanti con il tavolo di confronto. Questa è una notizia con la quale il Corriere apre appunto la cronaca di Arezzo. Vediamo altre informazioni. Nuove acque inizia all'era Polci, Nannina il vicepresidente nominato il nuovo consiglio. Giovane mamma investita e gravissima, la donna è poi deceduta in tarda serata al Policlinico Fiorentino di Careggi, aveva 35 anni. Video racconti sulla fiera, antiquari, storie in vetrina, quindi si tratta anche in fondo di rappresentare, se vogliamo, alcune storie degli antiquari, soprattutto di coloro che da più tempo prendono parte a questa manifestazione, a questa rassegna, che è un po' un biglietto da visita della nostra città dal 1968, nacque per rivitalizzare un po' il centro storico che era in verità piuttosto deserto e l'idea fu di un comitato. E ricordiamo anche il nome di Ivan Bruschi che ebbe un ruolo molto importante nella Costituzione appunto e nella nascita di questa rassegna. Stragi naziste, 300 richieste di risarcimento. Il Comune Valdarnese, il Comune di Cavriglia, ha deciso di affiancare i cittadini costituendosi parte civile. Domani scade il termine. E ancora, altre notizie, a Natale niente proiezioni di luci su Piazza Varchi e in Via Roma, siamo quindi in Valdarno e i costi energetici impongono anche un'ulteriore stretta. A Cortona produzione a chilometri zero reggono la crisi, bilancio positivo degli operatori del mercato di campagna amica di Coldiretti che si svolge a Camucia, questa è una indicazione confortante senz'altro. 100 gusti dell'Appennino ospita l'Abruzzo, questa rassegna di Anghiari. Sabato via la 4 giorni, la presidente della Proloco alla sua prima edizione, grande emozioni. Torna alle origini pre-Covid della mostra dedicata all'agriturismo e all'enogastronomia, attesi 40 produttori. Prospettiva Casentino porta la lingua inglese nelle scuole, accordo con gli istituti che coinvolti 14 classi per un totale di 140 ore di lezione. Poi lo sport con l'Arezzo che è tornato ad allenarsi al Campolevole e prepara il prossimo impegno di campionato. Sabato prossimo al Bernicchi di Città di Castello sarà una partita
molto impegnativa e terminiamo con la Repubblica. Meloni l'equilibrista, il ministro dell'interno Piantedosi inizia la crociata contro le ONG, scrive la Repubblica, porti chiusi. La Premier si presenta alla Camera, incassa 235 sì e 154 no. Bene, è tutto per questa edizione della nostra edicola Rassegna Stampa. Grazie della cortese attenzione, buona visione e buon ascolto con i nostri programmi.